Centro Revisioni Florio Calanda. Buon pomeriggio, bentrovati spettatori di Fil Rouge TV e buon pomeriggio a Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale di Più Europa. Grazie per aver accettato il nostro invito, Fabrizio. Un piacere, grazie a voi. E allora, Fabrizio, c'è da dire tantissimo. Tu sei stato candidato a sindaco di Palermo, hai diciamo, ottenuto un discreto successo, ma ti candidavi contro un uomo di grande rilevanza, Leuco Orlando. Era una sfida difficile. Partiamo dalla prima domanda. Oggi ti ricandideresti, dato che non c'è più un nemico così di peso? Guarda, non credo che per affrontare le emergenze di questa città serva l'uomo solo al comando o la ricandidatura di Fabrizio Ferrandelli. Io credo che per affrontare le sfide che questa città ha davanti bisogna sicuramente tutto l'entusiasmo e la competenza di un gruppo di persone che si dedicano alla città. Per cui sarebbe un gravissimo errore partire dal singolo e non guardare invece a chi le dà chiari. Di sicuro io non rinuncio a fare della mia parte nella città che amo, nella quale ho deciso di crescere le mie figlie. Ho già preparato una lista di donne e di uomini che sono sicuro potranno ben supportare la prossima amministrazione e il Consiglio Comunale. Il resto lo decideremo con tutte le altre forze politiche che riuscirò a mettere intorno ad un programma e ad un progetto che, devo dire la verità, ho già abbastanza chiaro, perché questa città non soltanto la conosco, ma la conoscevo anche prima e ho imparato a conoscerla ancora di più in questi anni in Consiglio Comunale. Ecco, allora capisco che c'è molto da dire, ma qual è la tua visione di Palermo? Ma Palermo è una città che, così come annunciato nel 2017, è sull'orlo del baratro economico-finanziario. Non so se voi ricordate, io ho aperto la mia campagna elettorale nel 2017 mostrando una serie di slide, era la multisala Politeama, con i conti del Comune di Palermo, e avvisavo che la città era sull'orlo del baratro e che bisognava una serie di politiche per funzionalizzare al meglio l'amministrazione. Dall'altra parte, come dici tu, il Mike Tyson della politica, perché è vero, io è come un pugile che si ritrova sul ring sempre il numero uno, e quindi chiaramente già saper incassare, prenderle, rimanere in piedi sul ring può essere, diciamo, considerato una buona prestazione. Però è chiaro che lui raccontava invece l'immagine di una Palermo che era stata risanata, fiorente, e che sarebbe stata rilanciata. Purtroppo questi 5 anni mi hanno dato ragione, i conti stanno precipitando, soprattutto quello delle aziende controllate del Comune di Palermo, e dalla RAP, che sta ricalcando gli stessi problemi della vecchia Anna, passando per l'azienda dei trasporti a scelte politiche sicuramente non felici, Palermo ha bisogno di un piano di risanamento, ma soprattutto di essere reimmaginata non secondo il modello gestionale degli ultimi anni, che pensa che il pubblico debba sostituirsi continuamente e costantemente al privato, ma secondo formule diverse. E le formule diverse sono sicuramente quelle dei progetti di finanza, sono quelle del contratto di partenariato pubblico-privato, che possono sicuramente rilanciare in questa città una nuova economia e dare ossigeno, e soprattutto lo sfruttamento pieno delle risorse comunitarie e anche nazionali. Io fino a ieri ho dovuto alzare la voce per utilizzare ad esempio il 1.700.000 euro che il governo ha messo a disposizione per i centri aggregativi per l'infanzia e fare partire i centri estivi. Siamo alle porte di Ferragosto e ancora il Comune di Palermo è fermo, sebbene ci siano le somme. Quindi da una parte va ripensato il modello di amministrare questa città, dall'altra parte va utilizzato al meglio, monitorato e controllato. Molte cose si fanno anche col monitoraggio della città, penso alla viabilità, ma qualcuno va a vedere i cantieri che ci sono in via Belgio, lì dove sono inferociti gli automobilisti? Qualcuno verifica il sottopasso di via Crispi all'altezza di piazza 13 Vittime, cosa sta accadendo? Qualcuno sta monitorando l'avanzamento dello svincolo di Brancaccio piuttosto che del Ponte Corleone? Su questo ci sono i soldi e non c'è il Comune di Palermo che vigile e va avanti.
Ecco, questo è un altro problema. Diciamo il personale, soprattutto i dirigenti del comune di Palermo, che per vari motivi forse non riescono a fare bene il loro lavoro. Uno tra tanti è il timore di prendere delle responsabilità e di esporsi quindi appunto a dei rischi di dover pagare di tasca per delle scelte o anche penalmente. Quindi poi alla fine il risultato è che tutto si immobilizza e allora Palermo ha problemi sotto tutti gli aspetti, ha i suoi problemi strutturali storici che conosciamo, la mancanza di senso civico di molte persone che continuano a sporcare la città, il traffico, l'incapacità di riuscire a far utilizzare i mezzi pubblici, la mancanza di denaro, perché adesso con i pareggi di bilancio, con tutti i vincoli, è pure poco il denaro, la mancanza di libertà e autodeterminazione nelle classi dirigenti del comune. Insomma, è veramente difficile, come dire, non si sa da dove cominciare, Fabrizio, non pensi che Ma sia non è davvero così, questo il no, non problema? penso così. Io penso che i dirigenti non abbiano più fiducia nell'amministrazione e per questo hanno tirato i remi in barca, perché si trovano un sindaco che invece di supportarli e sostenerli, piuttosto li denuncia o alla Corte dei Conti o al Tribunale. Quindi è chiaro che se il comportamento del capo dell'amministrazione non è quello del buon padre di famiglia o quello che vuole risolvere i problemi, è quello dell'inquisitore o di chi scarica il barile. I dirigenti dicono meno fai, meno sbagli, meno rischi. Se invece ci fosse un sindaco che si assume le proprie responsabilità e che magari mette in calce la propria firma su ogni provvedimento accanto al dirigente, forse molti provvedimenti andrebbero sicuramente meglio. Dal punto di vista gestionale, questa città può essere gestita. Io faccio sempre la metafora del grande campo incolto. È come se Palermo fosse così. C'è un campo incolto dove questa campagna è abbandonata, nessuno l'ha più curata e tutto sta andando in malora. In realtà basta la cura quotidiana, basta levare le erbacce, basta potare gli alberi, basta irrigare, dare l'acqua e piano piano, con la fatica quotidiana, sono sicuro che questa città bella, ricca e piena di opportunità potrà dare un buon raccolto per i propri abitanti. Ma bisogna dare l'esempio. Alzarsi presto la mattina e coricarsi per ultimo e soprattutto farsi vedere dentro la macchina. Palermo è una città abbandonata, spesso dentro i palazzi dell'amministrazione mi trovo in grande solitudine e sono palazzi disabitati dalla politica e da chi ha responsabilità. Ecco, un'ultima domanda ed è uno dei nodi cruciali, la RAP, il problema dei rifiuti. Pensi di continuare con l'idea velleitaria di imporre il rispetto delle regole ai cittadini con la differenziata, gli orari di conferimento nei cassonetti, gli oli esausti, eccetera? E pensi che sia solamente lì il nodo del problema? Ah, io Chiamare per penso, oppure ho le forse idee chiare. bisognerebbe un approccio nuovo e diverso. Io su questo ho le idee molto chiare. La RAP non funziona perché viene gestita in maniera antieconomica e non sicuramente manageriale. E lo dico con molta chiarezza: noi abbiamo diversi problemi. Il primo, parlavi di raccolta differenziata. Mi sapresti dire tu in quali quartieri popolosi della nostra città è partita la differenziata? Nessuno, non è possibile fare la raccolta differenziata. Però siamo in estate a Mondello, non è possibile farla a Partanna, non è possibile farla a Borgo Nuovo, non è possibile farla a Bonagia, non è possibile farla in Corso Calatafimi. Potrei continuare. Soltanto una piccola parte della città, quella della PAP 1 e della PAP 2, quindi l'elite, un piccolo centro di Palermo, fa la raccolta Sì, differenziata. Quindi è chiaro. però a quanto pare bisogna tenere presente che non ci sono nemmeno piattaforme sufficienti. Quindi Ma a quanto appunto pare, perché gli ecco, investimenti non vengono fatti secondo. la raccolta è ferma in questo momento. No, Non la credo che sia raccolta non compito è della fatta, no. RAP, perché ci sono quartieri, dovunque ci sono le campane per la differenziata, le persone abbandonano i rifiuti differenziati da riciclare intorno alle campane perché le campane non vengono svuotate. Quindi c'è anche una percentuale di cittadini E chi volenterosi deve la cui volontà però è farlo se non RAP? mortificata. E chi deve farlo se non RAP? Quando tu non effettui la raccolta differenziata, anche nei giorni previsti, è chiaro che quel materiale diventa subito indifferenziato. Se tu salti il turno del cartone e il giorno dopo c'è magari l'indifferenziato, il giorno dopo ancora
cioè quello della plastica, ed hai saltato un turno di raccolta, hai creato tutto indifferenziato, per cui non produci più valore, e quando lo vai a ritirare ritiri indifferenziato, riempendo sempre le nostre vasche. Allora, se volevamo entrare nello specifico, io rispondo a tutto, rispondo al problema della settima vasca di Bellolampo, che doveva essere consegnata 26 mesi fa e i cui lavori non sono partiti e che non vedremo prima di 14 mesi, e quindi è chiaro che questi rifiuti non potranno essere stoccati e produrranno extra costi che qualcuno pensa di voler scaricare sui palermitani. Se vogliamo parlare della mancata convenzione con Asia Ambiente, che partirebbe proprio dal conferimento autorizzativo del trattamento appunto del compostabile, anche questo è un ritardo dell'amministrazione, cioè tutte le risoluzioni sono sempre in casa comune di Palermo e quindi è il sindaco che ne ha gestione. Poi quello che io penso è che soltanto la RAP non ce la possa fare e che bisognerebbe aprire a un piano industriale che prevede la partecipazione di sistemi misti pubblici-privati, come accade, non è, penso a Milano con A2A, ma ne penso ad altri, in cui il controllo è sempre in mano pubblica, ma viene messa anche la competenza del privato che agisce secondo i criteri di mercato e dell'utile, e quindi non secondo quelli del carrozzone, e quindi che sa come fare investimenti, che sa come industrializzare i processi e come sa come prendere soldi dai rifiuti invece che pagare conferimenti. Di fatto anche adesso una parte del servizio è data in appalto a soggetti privati, perché quando non si può smaltire a Bellolampo tutta la massa di rifiuti di Palermo e si provvede inviandola fuori, quindi pagando ogni tonnellata per smaltire questi rifiuti, oppure quando si noleggiano i mezzi per raccogliere tutte le masse di rifiuti come in una in un suburbio di una città sottosviluppata del terzo mondo e si pagano quindi questi noli, chiaramente si fa ricorso a soggetti privati, solo che lo si fa probabilmente senza una procedura di grande chiarezza. Ma guarda, in campagna elettorale l'ipocrisia di questo sindaco diceva che non si poteva collaborare con i privati perché lì dove ci sono i privati c'è mafia e malaffare, ma è quello che sta facendo lui. Non voglio pensare che ci sia la mafia e il malaffare all'interno della RAP in questi giorni, perché è chiaro che se tu hai solo due pale meccaniche, una per Partanna e una per Brancaccio, per andare a raccogliere rifiuti, non hai i mezzi per poter effettuare gli interventi. Se non hai un piano di raccolta che prevede il porta a porta e quindi una dotazione del personale tale da poter avere anche risorse organiche per effettuare il servizio, non ce la fai da solo. Allora bisogna guardare in faccia la realtà e dire le cose per come stanno. Io ho un modello di gestione totalmente differente, che salvaguarda i livelli occupazionali, ma che mette al primo posto la qualità del servizio, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità. Io non ci sto a scaricare sui palermitani che pagano le tasse i costi di scelte gestionali errate, antiche, arcaiche, improduttive e sicuramente fuori mercato. Per me i rifiuti non vanno mandati con navi all'estero pagando costi, i rifiuti vanno differenziati e ci dobbiamo fare pagare noi dai consorzi che prendono il cartone, la plastica, il metallo e anche l'umido. È così che dovrebbe funzionare, e se in questo ci aiuta in un'ottica di visione, un piano di rilancio con una collaborazione di partenariato pubblico-privato secondo protocolli di legalità e secondo bandi internazionali di gara, credo che si possa fare meglio di questa amministrazione, pagare meno di tasse ed effettuare un servizio che i palermitani possano apprezzare. Poi le sanzioni è un altro tema, ma chi sanziona chi? È anche una grande bugia. Fanno 4 multe spot, ma non c'è un controllo reale sulla cittadinanza. Sì, per completare potremmo dire che il problema dell'evasione fiscale della TARI, che più che evasione forse è proprio il fenomeno della incapienza di quelle famiglie che poi alla fine, non avendo beni che possono essere aggrediti dal riscossore, non pagano perché non hanno come pagare, quindi le loro cartelle TARI rimangono così, carta straccia. Ecco, allora probabilmente se si invece riuscisse a fare diventare valore economico, monetario, i rifiuti, queste famiglie invece che diventare famiglie che non pagano la TARI potrebbero utilizzare il fatto di rivendere queste materie a fine ciclo, sostenendo i costi anche della TARI, che non possono permettersi di sostenere.
funziona in molti comuni, è una semplice card, ormai le abbiamo tutti, nella quale viene attribuito chiaramente uno sgravio in bolletta in base alla quantità di differenziato. Ma per fare questo devi avere un approccio manageriale, non è quello che sta accadendo in RAP, che non ha sosta, non so quanti presidenti ha cambiato, quanti consigli di amministrazione e quanti dirigenti, eppure i problemi sono lì. E di certo i dirigenti di nome del sindaco non arrivano lì dal nulla, certo. Quindi le responsabilità sono in capo a chi governa la città. Allora, ringraziamo Fabrizio Ferrandelli per essere stato nostro ospite, ci auguriamo grazie di averlo ancora nostro ospite. Grazie Fabrizio e buon pomeriggio. Grazie tanto, buon pomeriggio. Grazie e grazie anche agli spettatori di Fil Rouge TV, buon pomeriggio.